Io direi però di più, per imparare a conoscere meglio il mondo e noi stessi. Sa quante volte io ho sbagliato in televisione di proposito per far vedere che sbaglia pure il maestro, insomma. Il Centro Studi Alberto Manzi nasce per una iniziativa del Dipartimento di Scienze dell'Educazione, che poi ha coinvolto anche la Regione Emilia-Romagna, la RAI, il Ministero della Pubblica Istruzione e della Comunicazione. Abbiamo trovato il maestro, andate via tutti gli altri. L'attenzione agli altri, l'ascolto, la relazione, deve far parte proprio del nostro essere, del nostro agire, del nostro fare. Invece di mandare militari nei nostri territori, io credo che si possa rendere città più vivibili, perché se sono più vivibili sono più sicure, e credo che il miglior modo è inondarle di operatori, inondarle di educatori, inondarle di animatori, inondare. Io veramente farei fare a tutti 2 mesi di presenza sulla strada, nei vari contesti, a sbattersi. Capisci com'è una cosa parlare dall'alto delle nostre cattedre, dei nostri punti, dei nostri altari, di giustizia, di legalità, di sviluppo, di progresso, di umanità. Noi stiamo vivendo quello che si può chiamare il tempo della guerra, e quando non si può eludere la guerra si cerca di aggirarla. La pace oggi è diventata quasi un alibi per fare la guerra. Quello che preoccupa maggiormente, alla base di questi insegnamenti, è un uso acritico delle tecnologie che appunto assegna il logos, cioè il modello di riferimento, alle tecniche. Quello che si cerca di proporre allo studente è un ragionamento che riconsegni il logos, cioè appunto la capacità di scelta critica, motivata e finalizzata, al protagonista dell'azione educativa, al docente o all'educatore.